Buongiorno, siamo con il professor Paolo Curatolo. Professore, buongiorno. Buongiorno. Per affrontare una tematica importante, il professore è direttore dell'unità di neuropsichiatria infantile al Policlinico Tor Vergata e molto spesso quando c'è una diagnosi di ritardo psicomotorio, sicuramente per una famiglia è un momento destabilizzante. Professore, vediamo come sia possibile, anche perché è una definizione spesso molto generica, come sia possibile per una famiglia affrontare una problematica del genere, come si comunica una notizia del genere e come si intraprende insieme un percorso, perché poi sicuramente la famiglia è coinvolta a 360 gradi in una diagnosi del genere. Certamente, dobbiamo subito dire che la diagnosi di un ritardo psicomotorio, come dice un po' la parola stessa, è una diagnosi molto generica. Significa esclusivamente che quel bambino che stiamo osservando rispetto allo sviluppo di un bambino normale della stessa età cronologica è in ritardo nelle acquisizioni. Queste acquisizioni possono essere acquisizioni motorie, quindi il poter star seduto, il poter camminare, il poter Parlare. correre, acquisizioni del linguaggio, quindi la comunicazione, l'espressione verbale, la comprensione verbale, ma anche acquisizioni che riguardano il cervello emotivo e sociale, per esempio la capacità di gioco del bambino, la capacità di stare con gli altri bambini e così via. Ecco, la parola ritardo di per sé è molto equivoca perché al di là del dire che c'è una discronia, c'è una discronia tra lo sviluppo, la traiettoria di sviluppo di questo bambino e quello che avrebbe dovuto fare per la sua età cronologica, non ci dice molto sulle capacità successive del bambino di recuperare eventualmente ritardo o di rimanere a percorrere il viaggio dell'apprendimento con, diciamo, una velocità che diventa una sua velocità intrinseca, inferiore a quella di un altro bambino. Allora, in questo modo, se il bambino procede con una velocità di acquisizioni di competenze che è sempre inferiore a quella di un altro bambino, evidentemente le possibilità di recupero totale sono molto limitate, ma anzi vedremo man mano che diventa un po' più grande un allargarsi del gap, del divario, della discronia, diciamo, di acquisizione. Ma il problema è un po' anche come spiegare questo ai genitori e devo dire che i genitori non comprendono molto bene all'inizio qual è il significato e come sarà il bambino poi successivamente da grande. Cosa Quindi la aspettarsi? comunicazione su Sì, cosa aspettarsi è, diciamo, essenziale. Essenziale è una corretta diagnosi eziologica, per cui sono naturalmente molte ragioni di tipo organico che possono determinare traiettoria di sviluppo più lenta rispetto al normale, ad esempio delle ragioni genetiche o diciamo delle ragioni che riguardano l'epoca prenatale o perinatale del bambino. Il bambino è in ritardo perché la sua maturazione di alcune aree del cervello è in ritardo e questo lo può portare a diciamo ad avere diciamo una cascata di eventi che diciamo poi diventano in ritardo. Pensiamo a un bambino che non riesce a star seduto normalmente su un piano, su un tavolo. Generalmente il bambino ci riesce intorno ai 6 mesi. Per il bambino conquistare la posizione seduta significa in realtà liberare le mani e quindi cominciare a utilizzare l'esperienza della prensione, esercizio che ripete centinaia di volte al giorno. E poi il gioco bimanuale. Pensiamo che una semplice riduzione del tono muscolare che impedisce l'acquisizione a 6 mesi ritarda quindi tutta una serie di tappe successive. Il non poter parlare, ad esempio, in epoca giusta, significa
significa anche non poter comunicare con gli altri bambini in un contesto di gioco. Questo in qualche modo riduce l'esperienzialità, la capacità esperienziale del bambino, nel senso che si allena di meno, fa meno esperienza. Se osserviamo un bambino, ad esempio, giocare, un bambino di 2 anni che gioca in un parco, no? E vediamo l'interazione che può avere con gli altri bambini, capiamo che c'è un allenamento continuo nelle attività di gioco per il cervello. Il gioco per i bambini è una cosa molto seria, quindi mentre giocano si stanno allenando. La riduzione delle capacità di gioco significa una riduzione delle capacità di apprendimento. Quindi si crea una situazione in cui da un primo ritardo se ne creano degli altri per una carenza di stimolazioni motorie, verbali, cognitive e di apprendimento. Quindi è essenziale in qualche modo arricchire l'ambiente di stimolazioni che siano adeguate su, come piano di aiuto individualizzato per quel singolo bambino che ha un ritardo. Per far questo abbiamo bisogno di comunicare con i genitori creando una sorta di alleanza terapeutica con loro, perché evidentemente non abbiamo nessuno strumento farmacologico che ci sostituisce questo tipo di allenamento fisiologico che il bambino fa nella vita di tutti i giorni. Quindi è essenziale far comprendere che il bambino che riceve una diagnosi di ritardo deve in realtà allenarsi più degli altri, cercare di avere più stimolazioni a tutto campo, quindi cognitive, di apprendimento, di linguaggio. Dobbiamo arricchire l'ambiente di stimolazioni uditive, visive, tattili, di gioco. Quindi questo in qualche modo può facilitare in un certo tipo di recupero. L'allenamento in realtà sappiamo che fa bene al cervello perché siamo ancora in un'epoca di plasticità cerebrale e quindi fino ai 2 anni e mezzo, ai 3 anni, abbiamo un tempo, una finestra di tempo che ci può permettere di lavorare molto bene con il bambino. E ci servono le 24 ore della giornata, non è sufficiente portare il bambino solo 1 o 2 volte a settimana per 45 minuti in un centro di riabilitazione pur esperto. E dobbiamo far conto su tutta la giornata intera, per cui dobbiamo anche coordinarci con la scuola, le insegnanti, ci sarà a volte spesso un insegnante di sostegno, un educatore, diciamo, aggiunto, che può prendersi cura e carico di questa situazione. Occorre far capire ai genitori che questo tipo di allenamento riabilitativo, diciamo, può portare il bambino al massimo delle sue capacità compatibili con il danno o la disfunzione cerebrale che ha avuto alla nascita o per motivi genetici. Però oggi sappiamo molto bene che se da un punto di vista di programmazione genetica i geni del neurosviluppo hanno programmato in qualche modo una traiettoria più lenta di quella che dovremmo avere in modo fisiologico, l'esperienza, l'allenamento e quindi la riabilitazione del linguaggio e cognitiva possono in qualche modo supplire e, diciamo, velocizzare le traiettorie di sviluppo che sono geneticamente programmate. Quindi l'ambiente è estremamente importante. Come si fa in un certo modo un training ai genitori per aiutarli a andare man mano a stimolare il bambino nel modo giusto? Ecco, questo è esattamente quello che noi cerchiamo di fare al nostro centro di neuropsichiatria infantile del Policlinico di Tor Vergata. Cerchiamo di passare molto tempo con i genitori per illustrare quelle che sono le capacità attuali del bambino e quelle che sono le possibili acquisizioni emergenti. E quindi cerchiamo di fare un programma, non so, a 2 mesi, a 3 mesi,
con il quale vogliamo cercare di raggiungere degli obiettivi motori del linguaggio o cognitivi o di interazione con gli altri verificabili a distanza di 3 mesi. In questo ci è di molto aiuto appunto la capacità dei genitori di osservare i miglioramenti o diciamo le situazioni che rimangono stabili nonostante il nostro intervento, e quindi questo ci permette di lavorare sui punti di forza e di debolezza di ogni singolo bambino con un piano d'aiuto individualizzato. Sicuramente una tra le domande più frequenti che un genitore fa: quanto potrà recuperare, in quanto tempo e che vita da adolescente e da adulto avrà un bambino? Molto spesso probabilmente vi chiedono anche magari indagini sofisticate per avere qualche informazione in più. Come si riesce un po' a colmare quest'ansia, queste domande che sono assolutamente naturali? Effettivamente la prima domanda che ci pongono i genitori, in particolare le mamme, è come sarà il bambino da grande, e quindi in pratica ci chiedono di esprimerci sulla prognosi. È molto, molto complesso diciamo parlare di una prognosi a distanza di lungo tempo in un bambino che vediamo nel primo e nel secondo anno di vita. Abbiamo degli elementi certamente che ci possono in qualche modo aiutare per la prognosi, e naturalmente questi elementi sono legati agli aspetti clinici ma anche agli aspetti di neuroimmagine, che ci fa capire quello che è successo realmente nel cervello e lo stato di maturazione delle varie aree cerebrali. La prognosi, diciamo la predittività, non può essere mai molto individualizzata sul singolo bambino, ma noi ragioniamo sempre in termini un po' statistici. E quindi modelli. Abbiamo dei modelli che ci dicono che quel singolo bambino con quel tipo di disfunzione cerebrale ha maggiori possibilità di recupero di un altro bambino che ha un altro tipo di disfunzione, di disfunzione cerebrale. Ma quello che è molto importante è il lavorare con i genitori in un modo costante e continuo nel tempo, verificando gli obiettivi che ci siamo dati. Cioè la prognosi si costruisce giorno per insieme, giorno, sì. Quindi con un follow up, con delle visite anche continuative che possano anche aggiustare il tiro e diciamo lavorare su dove ancora non abbiamo ottenuto dei risultati di tipo migliorativo. Una problematica che credo sia altrettanto importante è l'accettazione di un ritardo, perché molto spesso, forse inizialmente almeno, c'è una sorta di difficoltà nell'accettare che il proprio figlio abbia dei limiti temporanei o comunque che poi potranno andare avanti negli anni. Come si insegna anche qui a un genitore a andare incontro a quei limiti del figlio, a considerarli in qualche maniera anche valore, perché a volte certe fragilità possono comunque essere un valore di una persona, e a accompagnarlo? Sì, e i genitori hanno certamente bisogno di un supporto dal punto di vista anche psicologico, oltre che di un training dal punto di vista proprio di tipo riabilitativo. E devo dire che il vissuto personale dei genitori dipende da molti aspetti. Beh, intanto dalle caratteristiche di personalità del genitore stesso. Ad esempio noi vediamo, io vedo molto spesso delle differenze notevoli tra i genitori naturali e i genitori adottivi. È interessante notare che i genitori adottivi sono diciamo più predisposti a gestire dei bambini che possono avere dei piccoli problemi di tipo neuropsicomotorio. La ragione di questo è che tutti i bambini adottati hanno delle storie che diciamo sono caratterizzate da alcuni elementi in comune: la difficoltà diciamo delle gravidanze, in cui spesso c'è stata una mamma che ha avuto assunto fumo o alcol durante il primo trimestre, ci sono state delle carenze di tipo alimentare, gravidanze non ben seguite, problemi quindi anche al momento del parto, con parti pretermine, di basso peso alla nascita. Ecco, quindi i genitori dei bambini adottivi sanno che partono già con questo tipo di divario, a cui poi si aggiunge anche l'aspetto linguistico.
spesso i bambini hanno parlato un'altra lingua e quindi devono totalmente imparare la nostra lingua. E quindi mettono in atto un piano di aiuto in cui gettano tutti se stessi nel riscatto, nel miglioramento della situazione del bambino, con una volontà e con una dedizione assoluta. A volte i genitori naturali non hanno lo stesso tipo di diciamo, investimento, perché venire a conoscenza di una problematica di tipo neurologico nel momento in cui il bambino sembrava di statura e di peso crescere normalmente getta i genitori in una crisi di ansia e di difficoltà anche personale, perché certamente sono loro che si sentono in qualche modo responsabili avendo passato i loro geni ai bambini. E la diagnosi di ritardo neuropsicomotorio è chiaramente anche una diagnosi che spaventa, perché riguarda il cervello, e quindi c'è un po' l'idea che i disturbi del cervello siano in qualche modo un po' per sempre, no? un qualcosa che sia difficile da rendere completamente reversibile, e quindi nel momento in cui si comunica la diagnosi bisogna essere anche molto attenti a diciamo non togliere la speranza ai genitori, speranza che è anche giustificata dai miglioramenti, dai progressi delle neuroscienze pediatriche, per cui oggi si può fare molto di più anche di quello che si poteva fare anche solo 5 anni fa. E in ambito familiare, se ci sono già per esempio degli altri fratellini o l'investimento magari di una gittata sul futuro, se invece fare un successivo bambino, come vengono gestite queste problematiche? Perché sicuramente è tutta la famiglia che ne viene coinvolta da una diagnosi del genere. Sì, non c'è dubbio che la comunicazione della diagnosi investe tutta quanta la famiglia, e secondo proprio quelle che sono le caratteristiche di personalità di ogni componente della famiglia, ci sono delle reazioni che possono essere di tipo differente. I genitori hanno bisogno di metabolizzare chiaramente la diagnosi, di essere molto aiutati. Generalmente è molto importante dare a loro anche un secondo colloquio, perché hanno spesso molte altre domande che si sono fatti durante anche un breve periodo. A volte, ad esempio, le mamme tendono a reagire con maggior forza e con maggior determinazione rispetto anche magari alla figura paterna. A volte i papà si rinchiudono molto di più sull'aspetto del lavorativo e si dedicano molto di più, e lasciando totalmente alla mamma la gestione del bambino malato o del bambino con difficoltà. E gli altri fratelli a volte sono di grande aiuto e possono essere responsabilizzati nell'allenare, nello stimolare, nel rendere sempre più autonomi i bambini più piccoli che hanno magari delle difficoltà di sviluppo. A volte in alcune famiglie diciamo c'è la tendenza a pensare a un'altra gravidanza. Dipende molto da come c'è la strutturazione, diciamo così, della psicopatologia familiare, come si reagisce rispetto a questa situazione. Nel crescere sicuramente il gap può essere colmato in qualche modo, oppure può rimanere un ritardo sicuramente di vario genere. E in questo, nel momento in cui c'è una consapevolezza che questo ritardo andrà gestito nel tempo, perché come diceva giustamente lei, la preoccupazione principale è che sia per sempre. E lì come cambia un po' la prospettiva di vita? Perché immagino che all'inizio una diagnosi del genere ci sia comunque una speranza di recupero al massimo possibile. Nel momento in cui però c'è la consapevolezza che questo recupero sarà limitato, e lì forse ecco, bisogna anche imparare a vivere con un bambino e poi un adolescente che avrà problemi. Certamente è molto importante il ruolo del medico che ha in cura il bambino e la sua famiglia, e il rapporto che si riesce a stabilizzare con i genitori. È sempre molto
difficile evitare di creare delle illusioni iniziali, delle aspettative molto grandi, a cui poi seguono eventualmente delle delusioni ancora più grandi, con una, diciamo, una caduta della figura della mamma o del papà. A noi servono dei genitori che stiano molto bene al fine di avere le energie necessarie alla gestione di un problema cronico come quello di una disfunzione o di un danno cerebrale. Professore, ringraziamo moltissimo e credo che in conclusione forse il messaggio sia anche quello di dire ai genitori di non aver paura di chiedere aiuto anche in un momento di difficoltà, perché una diagnosi del genere chiaramente destabilizza la famiglia, come dicevamo all'inizio, ed è giusto affidarsi al proprio medico anche per dei consigli, anche per dire in questo momento non ce la faccio a gestire questa condizione. No, certamente la cosa importante è comunque non togliere mai la speranza e la motivazione ai genitori, perché sempre si può fare qualcosa, anche nei casi più gravi, per aiutare il bambino e la sua famiglia. Bene, allora grazie mille, buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata.